Siamo qui con Luca Gibillini e Filippo Barberis, che sono i due consiglieri comunali, il primo di Selle e il secondo del Partito Democratico, che hanno scritto il nuovo regolamento per gli artisti di strada, che entra in vigore, approvato a settembre 2012, ma entra in vigore il 6 aprile. Allora, quali sono i contenuti principali del regolamento? Noi sappiamo che, ad esempio, prima c'erano poche postazioni, adesso aumentano in maniera quasi vertiginosa, c'è un po' un processo di sburocratizzazione delle richieste, ma dici tu quali sono cosa si devono aspettare gli artisti di strada d'ora in poi? Ma in realtà la nostra idea è quella di partire da un impianto completamente diverso nella relazione tra la città di Milano e gli artisti di strada rispetto a quello che era fino all'approvazione di questo regolamento. Noi avevamo un regolamento dell'arte di strada che era datato 2000, secondo uno spirito del minimo disturbo possibile per la città, e quindi era un regolamento basato sulle limitazioni. Oggi abbiamo deciso di fare un impianto invece di regolamento che ammiri e ambisca ad avere una città aperta ed accogliente per l'arte di strada. Pensiamo che le trasformazioni possano anche del tessuto culturale e sociale della città passare attraverso dei regolamenti che siano aperti e che diano impulso allo sviluppo dell'arte di strada. Questo è il principio cardine, e quindi di conseguenza abbiamo messo in campo per questo regolamento una serie di nuovi dispositivi, di nuovi approcci. Primo fra tutti, che è quello secondo me più simbolico, il luogo dove si prenota. Non ci sarà più un luogo fisico dalla polizia municipale. Oggi bisogna andare alla polizia municipale per prenotare, fare la coda in polizia, pagare un'occupazione di suolo pubblico il lunedì per tutta la settimana. È un iter limitativo. Oggi abbiamo deciso con questo regolamento di fare una piattaforma online e uno sportello civile, se si può dire così, che sarà presso l'Informa Giovani, in cui si potrà semplicemente andare una volta a dichiarare quello che si fa. Da quel momento in poi si potrà prenotare direttamente online o andando allo sportello, e anche contestualmente. Quindi io immediatamente decido di voler fare uno spettacolo, voler fare il mimo, voler fare il giocoliere in una piazza, decido di prenotare per la piazza, immediatamente ci posso andare, insomma. In più ovviamente non ci sarà più quell'obolo da pagare per le espressioni artistiche di strada, quindi ancora il musicista, il giocoliere, il mimo, non dovrà più pagare l'occupazione di suolo pubblico, che 4 euro che sembravano un po' una tassa, l'abbiamo eliminata, quindi sarà gratuita la possibilità per tutti gli artisti di esibirsi per strada. In più abbiamo fatto un salto di qualità. Ad oggi noi abbiamo solo 26 posti a Milano che sono dove è possibile andare a fare arte di strada senza fare gli iter di occupazione, di valutazione, quelli più lunghi, insomma, tutti nell'asse centrale. Abbiamo invece, insieme alla Federazione Nazionale Artisti di Strada, agli artisti di Milano, insieme ai consigli di zona e ai cittadini, mappato più di 270 posti tra Milano e tra il centro di Milano e l'area esterna a Milano. Questo significa che qualsiasi artista potrà scegliere tra un menu di 270 luoghi già pronti, già disponibili, dove poter esibirsi, dovrà solo scegliere quale posto, e in questo modo ogni cittadino potrà sapere che attraverso la piattaforma online, quando vorrà, che Milano è ricca di eventi gratuiti, liberi, in strada. Speriamo presto in tutti i 270 i posti ci saranno artisti che esibiranno, e quindi il cittadino potrà andare online e vedere nella piattaforma dove c'è, cosa c'è, ed è un modo anche per fare questo scambio reciproco tra arte e cittadinanza. Ok, e diciamo gli elementi di innovazione di questa nuova di questa sperimentazione sugli artisti di strada, ad esempio dice qualcosa su questa piattaforma online che si chiamerà Strada Aperta, se non sbaglio, e anche se le zone, come le zone verranno coinvolte, perché abbiamo letto che ci sono delle aree di espressione temporanea. Estemporanea, ok, definiti insieme ai consigli di zona? Allora, in realtà il lavoro è partito insieme alle zone e agli artisti, quindi fin dall'inizio, fin dalla stesura di tutte le regole abbiamo avviato un processo partecipato che ha richiesto diversi mesi sia all'interno dell'amministrazione che con i soggetti direttamente coinvolti.
La piattaforma cosa permette? Permette di ribaltare da un lato il meccanismo a cui accennava prima Luca, dove si doveva chiedere l'autorizzazione alla polizia locale tra i 3 e i 7 giorni precedenti alla performance dell'artista, e invece inseriamo con la piattaforma il principio della prenotazione, per cui mappare questi 270 spazi significa alleggerire l'iter burocratico, nel senso che non devi più chiedere se è possibile fare arte di strada in quello spazio, sono tutti spazi dove si sa che è già possibile, e quindi la piattaforma serve a coordinare le prenotazioni, a differenziare per fasce orarie, a stimolare una turnazione, quindi vogliamo anche spingere gli artisti a muoversi sulla città, non insistere sempre sulle stesse zone, proprio per diffondere. Quindi l'accordo un po' con gli artisti è stato: vi rendiamo tutto più semplice e gratuito, però vi chiediamo di esprimervi su più zone della città, di girare, perché la nostra idea è proprio quella di un'arte di strada come elemento attrattivo per la città, che non riguarda solo gli artisti, ma è anche, se vogliamo, un lavoro che vuole diffondere la cultura e quindi coinvolgere anche una parte di cittadinanza che magari normalmente non va nei luoghi della cultura, e quindi la strada può essere un luogo di incontro, e secondo me per la politica è importantissimo riuscire a coinvolgere nelle politiche culturali persone che normalmente non si confrontano con questi eventi. C'è il principio dello sportello unico, quindi in un unico luogo fisico o virtuale è possibile chiedere la postazione, ed è possibile farlo avendo la domanda contestuale alla richiesta, quindi io chiedo e mi viene data la risposta, non devo più aspettare giorni. Non solo, ma abbiamo anche lavorato sulla definizione di artisti di strada, quindi ad esempio nel precedente regolamento non potevano esibirsi gruppi di artisti, invece con l'attuale regolamento gli artisti possono esibirsi anche in gruppo. Un'altra cosa che riguarda il lavoro costante con le zone, con gli artisti, è un tavolo di monitoraggio del regolamento in cui parteciperanno sia i consigli di zona sia gli artisti di strada, e che farà una sorta di visione di quella che è l'attuazione del regolamento, quindi se ci saranno altre postazioni da aprire o alcune postazioni che non funzionano o alcune regole da modificare o alcuni spazi in centro che richiedono delle regole specifiche. L'idea è di muoversi insieme, pensando anche come sul modello di altre città europee, ad alcune postazioni selezionate attraverso provini, ecco, come appunto avviene a Barcellona, avviene a Parigi, avviene a New York nelle postazioni delle metropolitane. Quindi tutte queste sperimentazioni un po' alla volta vorremmo inserirle, continuando a lavorare insieme agli artisti. E invece questa piattaforma online sembra anche questa un'innovazione di Milano rispetto all'Italia. Allora, Milano è la prima città in cui viene sperimentata a livello di sistema questa piattaforma, che anche nell'intenzione della Federazione Nazionale delle Arti di Strada dovrebbe essere il modello da esportare anche negli altri comuni, in modo che gli artisti, sia italiani che europei che extraeuropei, possono confrontarsi con una formula informatica di prenotazione degli spazi, e questa è un'ulteriore semplificazione, anche perché tutti questi strumenti alla fine vogliono aumentare il flusso di artisti. Cioè, io sarò contento di questo regolamento se nel giro di un paio d'anni a Milano, anziché avere 100 artisti che passano di qua nell'arco di un anno, riusciamo ad averne 300-400. Questo è un po' l'ambizione, se vogliamo, ma già abbiamo visto che in questi mesi, solo nel girar la voce che si stava semplificando, rendendo gratuito e aperta la città agli artisti di strada, anche artisti di altre città si sono incuriositi e si sono avvicinati alla città di Milano. Quali possono essere altri risultati magari non previsti da questo regolamento? In realtà uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dal primo giorno è quello di restituire la strada a coloro che fanno arte e cultura, non necessariamente quelli che sono artisti di strada storici, ma anche, per esempio, quei gruppi di persone che studiano, provano, che amano l'arte, non provare quel palco che è la strada. Immagino un gruppo che suona il violino al conservatorio, o un gruppo che danza nel chiuso delle proprie stanze, perché non proviamo in un periodo di crisi, di difficoltà
volontà anche dello sviluppo della cultura a creare nuovi palchi e nuovi luoghi dell'espressione, della promozione e della professionalizzazione nel campo dell'arte e dell'espressione artistica. E allora la strada può ritornare a esserlo quel grande palco, e noi una delle nostre ambizioni è che questo grande tessuto culturale che rimane sempre sotto traccia a Milano possa manifestarsi nelle nostre strade e dimostrare a Milano la bellezza che c'è nella cultura milanese. Ultima parola, Filippo. No, quindi promuovere esibizioni dal vivo, rivolgersi a tutti, quindi pensando all'arte come un diritto all'espressione individuale, non una cosa solo per professionisti, e proprio in questa direzione anche l'idea delle aree di espressione estemporanea, sono delle aree dove si sperimenta una sorta di burocrazia zero, quindi possono essere delle parti di parco, alcune piazze, zone pedonali, dove non è nemmeno necessaria la prenotazione, ma in qualche modo c'è un'autogestione spontanea, seguendo alcune regole di convivenza tra gli artisti, ma che non richiedono nessun tipo di passaggio burocratico, e questo vuole proprio incentivare anche la spontaneità della performance e incentivare ulteriormente a praticare l'arte in città. Ma però queste aree non, il cittadino diciamo non potrà vedere sul sito chi si esibisce lì, perché non c'è registrazione, diciamo, non c'è prenotazione. Non c'è registrazione, però sa che quelle sono aree dove c'è questo particolare regime di assenza di burocrazia, e quindi in qualche modo può andare direttamente al cittadino o a esprimersi lui o a vedere quello che succede. Ecco, però diciamo che rispetto al sistema da cui veniamo già sarà possibile attraverso il sito internet e la piattaforma avere un panorama completo di tutte quelle che sono le prestazioni artistiche sulla città in un dato giorno, in un dato orario. Potrebbe essere bello mettere delle webcam in queste aree di espressione estemporanea. Non siamo assolutamente chiusi a proposte, sperimentazioni su quello che potrà venire. Diciamo, questa è una base di partenza e non abbiamo smesso, insomma, non smettiamo col regolamento di innovare, creare, sperimentare. È la base di partenza. Grazie mille allora, in bocca al lupo. Grazie a voi.